Sì, pare che ora siamo offline, perfetto, non ci sono segni. Quindi lo porta in vita l'armatura, cioè volevo dire il drago. Ah, ok, il terzo più lento. No, non lo fare. Antipatico. Io esagero, esagero, lo so. Dai, che ci va fatta bene, non è vero, mi ha one-shottato. Ah. Beh, 135 di danno a me sta bene, mi piace. Ok, fai qualcosa, non farmi ste finte che mi sconcentri e basta. Mi sarei aspettato un terzo hit più lento, invece no. Mi devo ricordare che quando si destabilizza non devo avvicinarmi troppo. Tipo, ora sì, però vado via, vado via, vado via, vado via. Va bene, niente, bisogna andare via. È veramente una finta e basta. E ora cosa fanno i draghi? Che io non ho capito, a parte nucarmi. Wow, ma stai scherzando? Già sei tosto e devo stare attento anche dei draghi? Ah, pensavo. Sbagliato. Sbagliato. Ascolta, sottospecie di Ornstein, per favore, un secondo solo. Oddio, l'occhio di Sauron. Cos'è stato? Cos'è stato? Ma questo è in rage, ma non puoi essere. No, 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 no. Ok. No, ma io sento che qua stanno caricando cose. Oh mio Dio, ma non posso farlo cadere? Cosa? Non sono al sicuro da nessuna parte. No! Che figata. Ok, quindi non sono al sicuro qua, perché distruggono le cose, i draghi. Pezzi di merda. Porca troia, che figata di boss fight, veramente. Non c'era una nebbia? No, perché c'è un ascensore? Oh mio Dio, aspettate un attimo, dove sono? Cosa cazzo succede? Dov'era la seconda nebbia? Sono una persona confusa. Cazzo, me la sono sognata. Il marchingegno non si muove. E allora, che cazzo... se qua c'è la nebbia nostra, qua c'era l'ascensore che Kame non voleva prendere. E qua che cosa c'è? Il patto del sole. Frega niente a noi del patto del sole. Ma dai, ma con quanto ti sei girato? Io stavo guardando qua nei dintorni per vedere se c'era la nebbia che mi sono sognato. Forse l'area è molto grande e mi aveva aggiunto una nebbia. Intanto abbiamo perso delle anime importanti. Ma forse l'area è talmente grande che succede come il Nexus, che praticamente ci fa vedere una nebbia in un posto che non c'entra niente. Cioè, se è così, veramente è una gigantesca presa per il culo. Beh, sta di fatto che non c'è più il nostro amico. Ah, ma forse perché non sono umano. Che stupido. Ah, quindi questa qua era la nebbia, forse. E perché avevo evocato il tizio? No, ma non l'avevo evocato, a dire il vero, quando l'avevo vista. Non ci sto capendo niente. E invece sì. Quindi era per quello, perché non si poteva proseguire. Cambiavamo aria. 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 E non me la fa passare, quindi se evoco qualcuno.
Va bene, io voglio un attimo riprovarci assieme al nostro amico, perché in fin dei conti non vedo per quale motivo non dovrei farlo in questa maniera. E vediamo se lo ammazziamo bene, se no deciderò se riprovarlo o farlo in solo Oh, non ti destabilizzare mai. Gli ho aperto la guardia, ma cosa... Ma cosa tiro i calci, i boss giganti? Con scudi giganti. Guardate come si distrugge ogni roba. Vicino a noi. E anche il nostro amico Kaim. Schiva tutto lui, il mondo. Bella. No, via, 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 Kaim. Prendi solo delle botte, è una finta. Stupido che c'è cascato, io non ci sarei mai cascato. Wow! Wow! Di nuovo lo stesso attacco, ci sono cascato. No, 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 no. È stato Kaim, è stato Kaim. È stato Kaim. Ma dai! Ricordiamoci che il boss è più difficile ad ogni modo, anche se abbiamo summonato Kaim. Però vabbè, una mano ce la sta dando, questo è logico, attenzione! No, ho sbagliato. Quello è un attacco strano. Lascia stare il mio amico Kaim, non lo far cadere giù! Scherzavo, fallo cadere giù, prenditela con lui. Dai, vieni da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me. Amico Kaim, non ti curi? È morto. Wow. Era il momento di scappare, evidentemente. Sarà ben facile schivare sto scudo. Maledizione. Ok. No, mi dispiace averlo fatto con Kaim, però... Vabbè, stavo per dire, volevo proseguire. Stavo per dire, volevo proseguire con la sua quest, ma è morto. No, va bene, io mi sono divertito da matti, è stata una gran bella boss fight. Giustamente dovrò riprovarla in solo poi New Game Plus. Quindi, se di là il Marchingegno non si muove, per ora non possiamo fare altro che proseguire dritto. Bene, ho farmato un pochettino lo stesso boss per salire di livello più in velocità, dato che non userò glitch per salire, e saliamo di livello. Allora, il simbolo scuro ci chiede 180.000, ma perché? Che è solo per un fattore estetico praticamente, non lo so. Quindi possiamo fare ben due level up. Io opterei, non lo so, non vi giuro che non so cosa fare. Andiamo di HP e... Non avendo ancora idee su quali armi potrò in futuro. Quelle che ho me le sono viste, sinceramente, a parte quelle che già possiamo utilizzare, non mi interessano tante altre. Questo potrei, effettivamente. Un 24 STR, sarà forse il prossimo step.
Però è uguale alla Murakumo. È stato bello scoprire adesso solo questa cosa qua. Che per continuare questa rotation bisogna spammare R2, o forse una sola volta, dopo che uno ha premuto L2. Cioè, quindi non era chiaro, non era assolutamente chiara questa cosa. Mentre se faccio R1 non succede niente. Quindi L2 ed R2. Vabbè, buono a sapersi. Avrei potuto sfruttarlo 7 anni fa, penso. Perché la gente muore tutta qua? Sul cornicione. Ma stiamo scherzando? Cosa? Lo fanno così per fare gli idioti. Vabbè. Oppure c'è da saltare giù. Non credo. Va bene, ad ogni modo, carina l'idea dell'ammazzadraghi, dell'armatura dell'ammazzadraghi rianimata da un drago. E di qua c'è un altro falò? Ne abbiamo appena lasciato uno? Ok, va bene. Mi riposo perché sono stanco. E proseguiamo. Spade doppie di Gotthard. Le posso equipaggiare? Wow! E poi? Sono veramente belle. Grazie a Gotthard che mi hai dato le tue spade. Allora, da questa parte vedo robe, ma non si può aprire. E invece sì, ho usato la chiave del... Perfetto, quella che mi ha appena preso. Cosa mi lasciate le chiavi? Ora io vado avanti in maniera... Archivi centrali, ragazzi. Vado avanti in maniera anche abbastanza spedita, in quanto abbiamo appena lasciato un... Wow! Ah, mi sei diventata un normale... Un normale mob. Ah, quindi mi torna a depopare. Il tuo mondo, Alice? Siamo stati invasi da Alice? Beh, vediamo Alice. Destrezza e via. Abbiamo tolto, non mi ricordo neanche più quale. Perfetto. Va bene, siamo in maniera un po' difensiva. Alice, dove sei? Ah, ciao. Anche lei è una cosa tonda. Una, cioè, tonda. Ricurva, poi volevo dire. Ma dai! E poi, Alice? Io, ragazzi, per me ho già vinto, cioè ve lo dico. Nel senso che ora lei andrà a curarsi, tornerà. Che sfiga. Guarda, forse va anche a casa sua. Se siete persone che giocano in quella maniera, complimenti, il mondo è vostro. Purtroppo avete la meglio voi, però siete dei cazzo di casual.